Torno in Africa dopo ormai 4 anni e anche se non mi ricordavo, qui ho lasciato probabilmente un pezzo di cuore. Siamo in Sudafrica, più precisamente nel Karoo, in una delle due riserve in cui staremo queste settimane. E come potete vedere, sulla fronte ho un segno di battaglia che spero guarisca in questi giorni. La cosa più bella è che adesso partiamo a caccia a piedi dalla casa. Allora, il vento tira giù nel canale, quindi il piano di questa mattina è fare una caccia alla cerca risalendo questo fiume. In questi giorni io mi concentrerò principalmente sulla caccia con l'arco, mentre gli altri ragazzi saranno in giro con la carabina, e cercherò di fare un po' da spola tra carabina e arco, nel senso che passerò un po' di tempo con loro, li accompagnerò e vediamo cosa riusciamo a fare. L'Africa è qualcosa di inspiegabile. Ogni sua sfaccettatura, ogni suo scorcio ti regala emozioni. Per viverla al meglio abbiamo seguito i consigli di chi questa terra l'ha abitata per anni e non avremmo potuto fare scelta migliore. Sicuramente avere Chris con noi è una cosa molto importante, perché lui, oltre ad aver vissuto qua per tanti anni, caccia qua da sempre, conosce molto bene la zona, conosce cosa fare e cosa non fare, ed è stata veramente una guida stupenda.
In questi giorni abbiamo capito che è relativamente facile arrivare a 70 metri a un animale. Arrivare a 40, molto molto più difficile. Ci sono momenti in cui ti chiedi se i tuoi sforzi serviranno a qualcosa. E in questa vacanza ce ne sono state tante di domande come questa. Ma poi ti si presenta un'altra opportunità e tutto ricomincia da capo. Abbiamo fatto un bel avvicinamento a dei waterbuck, c'erano dei maschi giovani e una femmina. Gli ultimi passi ho dovuto farli veramente veramente piano perché eravamo molto allo scoperto, su in alto in montagna. Purtroppo la femmina era sempre fuori e quando sono uscito i maschi erano tutti coperti. Comunque è stato molto bello. Non ci resta che cercare altri animali. Ultimamente sto dicendo non ci resta che cercare altri animali un po' troppo, sinceramente. Però è così, o per una cosa o per l'altra, per il momento è sempre andata male. Ci sono tanti animali, quando gli arrivi vicino ci sono tanti occhi, quando stai avvicinando quelli magari c'è qualcos'altro in mezzo che non avevi visto e quindi non siamo ancora riusciti a chiudere quegli ultimi 20 metri. Per fortuna stanno arrivando i ragazzi e abbiamo ancora un'intera settimana per poterci provare. Siamo arrivati a Cape Town, adesso abbiamo qualche ora per sistemarci, per visitare un attimo la città. Visto che i ragazzi è la prima volta che vengono a Cape Town, siamo passati in un'armeria. Abbiamo colto l'occasione di questa giornata extra che abbiamo per visitare Stellenbosch, che è la zona principale in cui vengono prodotti i vini sudafricani. Come ce lo ricordiamo? Siamo quasi arrivati, non vediamo l'ora di scaricare la macchina e prepararci per uscire a caccia. È stato veramente emozionante poter accompagnare qualcuno che ha cacciato per la prima volta e poter vedere la reazione di quel momento, vedere la reazione degli amici quando è tornato al campo. E sono tutte queste piccole cose che rendono la caccia così bella per me. Thank you.
Gli spostamenti tra le due riserve ci hanno permesso di vivere un po' questa parte di Africa e vedere i paesi e le città e le persone del posto e renderci conto di quanto noi in Italia siamo fortunati. In questi giorni abbiamo visto cambiare completamente la situazione, passare dal secco di qualche giorno fa a acqua ovunque, fiumi che scorrono dove prima c'era sabbia secca. Le condizioni non sono state facili durante questo tempo, ma abbiamo provato comunque un po' di avvicinamenti. Adesso da domani dovrebbe far più bello, cogliamo l'occasione per fare qualche tiro di allenamento e domani riproviamo. Poter vivere l'Africa sotto la pioggia è stato un enorme privilegio, per accorgersi che anche questa terra può cambiare colore, diventare umida e impensabilmente fredda. Ho appena visto nei Lecce, nel canale, c'è il fiume che copre il rumore, quindi proviamo veloce a arrivargli vicino. Dopo 2 giorni di pioggia finalmente si sta aprendo, ha smesso di piovere, gli animali sono tutti fuori. Abbiamo avuto un paio di occasioni, qua ho fatto una padella, paga un po' l'inesperienza e il fatto di aver telemetrato male e poi di essere emozionato, perché credetemi che quando avete un animale lì a 20-30 metri il cuore batte tantissimo. Sono contento però di averlo sbagliato pulito e non averlo ferito e siamo pronti per provare ancora. Purtroppo non abbiamo più tanto tempo, questo è il nostro ultimo giorno. Decidiamo di provare dentro la palude. È un'area complicata da cacciare alla cerca, ma ricca di animali, ed è per questo che l'ho lasciata come ultima chance. L'obiettivo è di trovare un rialzo su cui mettermi per sollevarmi la terra e aspettare.
Ce l'abbiamo fatta. Dopo 4-5 giorni di impegno assiduo con l'arco, dopo che i ragazzi sono andati via, iniziavo a perdere un po' le speranze, perché non riuscivamo mai a finire un'azione. Per fortuna che Chris e Marta hanno continuato a motivarmi. In pochi minuti tutto è cambiato, perché alla fine la caccia è così, bisogna crederci anche quando non ci credi più e perseverare. E questo splendido animale qua è la conferma di tutto questo. Ora non mi resta che salutare questa parte di mondo che mi ha regalato tanto, e ci tenevo a ringraziare ancora una volta Chris per averlo reso possibile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un commento e fateci sapere cosa ne pensate. Alla prossima!